Buonasera a tutti, io sono Daniele Ravenna del FAI e porto il saluto della delegazione di Roma del FAI che ha ideato e organizzato questo incontro. Anzitutto vogliamo ringraziare di cuore chi ha reso possibile questo incontro in questa sede così prestigiosa, e cioè il direttore della Biblioteca del Senato, il dottor Bulgarelli, il dottor Strinati, i loro collaboratori, in primo luogo la signora De Marco e le altre persone dell'amministrazione, e sulla base di un assenso dato dalla Commissione per la Biblioteca, che è composta appunto di senatori. Ringraziamo in particolare la Biblioteca perché ci offre una primizia, e cioè la possibilità di salvare i file degli interventi di oggi nel sito della Biblioteca, che fa parte del sito del Senato, così che in qualche modo avremo presto gli atti virtuali di questo incontro. E ringrazio naturalmente poi di cuore, a nome del FAI, gli autorevoli esperti che hanno accettato il nostro invito e sono venuti qui a portarci la testimonianza della loro esperienza, preparando degli interventi, ma non solo degli interventi, anche una proiezione di immagini, e anche procurando documenti d'epoca di grande interesse che sono esposti nelle bacheche ai quattro angoli della sala. Perché la delegazione romana del FAI ha pensato a questo intervento? Lo scopo essenziale è quello di uno scopo conoscitivo e di riflessione. E per questo abbiamo pensato di interpellare persone come i relatori che da molti anni hanno studiato e approfondito il tema dei forti di Roma. Quello che con un termine tecnico si chiama il campo trincerato di Roma, questo insieme organico di 15 fortificazioni e opere accessorie costruite fra il 1875 e, mi pare, il 1891, un arco di tempo abbastanza lungo, secondo un piano organico, tutto intorno a cingere come una corona la capitale d'Italia, e rispondenti a modelli standard, direi quasi ottimizzati secondo le tecnologie dell'epoca. Ma questo sistema organico e per certi aspetti standardizzato in quali condizioni versa oggi? Oggi si trova in una condizione estremamente complessa e articolata, sotto vari profili. Alcuni forti sono in uso, altri sono in abbandono, in completo abbandono. Alcuni forti sono in buone condizioni, altri in condizioni di degrado più o meno marcato. Alcuni forti sono in uso di amministrazioni pubbliche o anche di soggetti privati. Tra le amministrazioni pubbliche alcune sono le amministrazioni militari, che ancora in certi casi si avvalgono utilmente dei forti, altre sono amministrazioni civili. Anche dal punto di vista dello status giuridico, la situazione di questi forti è particolarmente articolata e complessa. D'altra parte consideriamo che questi forti, pur non avendo mai adempiuto neppure potenzialmente la funzione difensiva per la quale sono stati concepiti, ci raccontano una storia. O meglio, potremmo dire, ci raccontano tante storie. Ci raccontano la storia dello Stato unitario che appena costituito e ancora in un assetto fragile sul piano dei rapporti internazionali, si pone in primis il problema della difesa militare della propria capitale e quindi fa un grande investimento di risorse per fortificare la propria capitale. Ci raccontano la storia dell'architettura militare, della sua evoluzione, della riflessione tecnica, architettonica, degli stili dell'architettura militare, degli stili dell'architettura tout court, e del modo con cui la tecnica della edificazione, della fortificazione, innerva e struttura il territorio. Ci raccontano, per esempio, anche la storia dell'evoluzione tecnologica fra 800 e 900, che in tempo rapidissimo ha reso questi forti militarmente del tutto obsoleti, non perché chi li ha concepiti fossero poco lungimirante, ma perché quello è stato il destino di tutte le fortificazioni costruite in Europa in quegli anni.
Roma non era certo l'unica capitale circondata da un campo trincerato che nel giro di pochi anni si è rivelato del tutto obsoleto. Ci raccontano la storia della città di Roma, la storia del suo sviluppo urbanistico, delle vicende, alcune anche, lo sapete, tragiche, che attengono intrinsecamente alla storia della città di Roma. Ebbene, questi forti, abbandonati dai militari in molti casi, raggiunti e circondati dall'incontrollata espansione della città, quasi invisibili anche a chi gli passa accanto, perché sono strutture affondate nel terreno e coperte da potenti terrapieni, oggi rappresentano indubbiamente un problema per Roma Capitale, ma anche un'opportunità. Bisogna essere consapevoli, lo siamo, che intorno a questi forti ruotano un complesso di valori, di istanze e anche di interessi di cui occorre tener conto. In primo luogo la responsabilità delle amministrazioni pubbliche che se ne avvalgono per le loro finalità o di quelle amministrazioni pubbliche che ne sono comunque responsabili. Poi c'è l'interesse delle comunità locali, dei quartieri, delle circoscrizioni nel cui territorio questi forti si trovano. Non bisogna dimenticare che questi forti sono anche grandi superfici e grandi superfici significa un valore economico. Sono tutti fattori dei quali occorre tener conto per riflettere al problema dei forti. E dunque il quesito, che fare dei forti in abbandono? Con quali obiettivi, con quali metodi, con quali risorse? E dunque la delegazione del FAI di Roma con questo incontro si propone di richiamare l'attenzione soprattutto sul valore culturale, storico, architettonico, urbanistico e paesaggistico del sistema dei forti come parte integrante del patrimonio culturale nazionale e intende promuovere la riflessione su come coniugare tutela e valorizzazione, su come cioè trovare soluzioni che siano nell'interesse della collettività ma che siano realistiche e fattibili con le risorse che è possibile concretamente trovare. Per questo abbiamo la fortuna di aver avuto la disponibilità di relatori, autorevoli esperti che appunto da molti anni si sono occupati di questo argomento, ai quali però chiedo fin d'ora scusa se dovrò essere un po' severo sui tempi, perché proprio la ricchezza del programma ci impone di esserlo. Grazie ancora e do senz'altro la parola al colonnello Antonino Zarcone, che è il capo dell'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Grazie. Allora, grazie, ringrazio il signor Presidente per l'introduzione, ringrazio il FAI per questo invito che l'ufficio storico ha accettato con piacere, anche se io mi occuperò molto meno di tutela, mi occuperò più che altro degli aspetti. Devi premere il pulsante. Visto io. Da capo ufficio storico ovviamente non mi occupo di tecnologia, quindi la tecnologia non fa per me e allora non sapevo, mi aspettavo fosse quello là. Allora dicevo, mi occuperò di alcuni aspetti militari. In realtà mi era stato chiesto di trattare dei forti fra l'Ottocento e il Novecento, proprio per andare in riferimento ai forti di Roma. Io accompagnerò la mia esposizione con una serie di immagini, non tutte che fanno parte del discorso, ma giusto per dare un'idea di fortificazione. In realtà andrò oltre rispetto al tema che mi è stato dato, cioè mi occuperò della fortificazione sia di quella permanente ma anche un po' di quella campale, cioè di tutte quelle opere realizzate dai militari con vari obiettivi, che per esempio quello di costituire dei caposaldi dove mettere a protezione un'unità dell'esercito. Nel effettuare le mie ricerche, guardando un po' cosa si è scritto sui forti,
Ho notato quello che ha già detto il Presidente, che molto spesso quando si parla di forte si hanno come qualcosa di superato, come qualcosa che la tecnologia non rende più necessari. Molto spesso con giudizi molto facili, anche perché è facile dirlo a posteriori, perché ovviamente i forti vengono fatti con dei criteri che sono basati sui criteri del tempo. Ovviamente l'evoluzione tecnologica questi criteri li cambia, ma non è solo l'evoluzione tecnologica che può influire. Questa è Palmanova. Quindi quello comunque che ho potuto notare è che di solito il forte viene visto come la sola struttura, molto spesso. Qualche volta si pensa all'artiglieria o alla mitragliatrici che vi stanno predisposte all'interno, però come qualcosa di superato. Diceva il Presidente, fra l'8 e il 900 i forti di Roma non sono più utilizzati. È vero, perché Roma è la capitale, per fortuna non è coinvolta in vicende belliche, però... noi immaginiamo i forti così come adesso li descriviamo e così come si stanno studiando perché si pensa al riutilizzo di quei forti. Ma se noi vediamo gli studi dei primi del Novecento, si pensa ancora all'utilizzo della fortificazione. Una fortificazione che diventa un sistema, quasi un sistema d'arma, dove l'infrastruttura è tutto un insieme con i sistemi d'arma che vengono posti all'interno, che possono essere sia offensivi che difensivi. Questa è la cupola di cannone di un pezzo del Novecento, dell'inizio del Novecento. Quindi nel Novecento, malgrado qualcuno pensi che siano superati, ricordo in Accademia dicevano i forti muoiono con l'uso delle polveri per l'artiglieria. Non è assolutamente vero, la storia dimostra il contrario. Libia, se uno pensa all'esperienza italiana, nel 1911 noi andiamo in Libia, sono 100 anni fa ormai, Sharashati, i nostri soldati si trovano coinvolti nell'insurrezione araba, uno dei primi provvedimenti che fanno il comando del Corpo di Stato Maggiore è inviare una serie di esperti in Libia proprio per vedere come migliorare e come utilizzare i forti, anzi per costruire nuovi forti, nuovi sistemi di difesa per proteggere le nostre truppe. Queste sono alcune foto di immagini d'archivio dell'ufficio, quindi le casematte. Ma anche durante la Prima Guerra Mondiale c'è un largo impiego di forti, alcuni, che sicuramente non sono resistenti all'uso alle nuove granate, ma però sicuramente costituiscono un deterrente per alcune iniziative sia italiane che austriache. Questa, per esempio, è una fortificazione, una parte della fortificazione che sta proprio davanti ai piedi del Sacrario di Re di Puglia. Quindi, durante la Prima Guerra Mondiale, quindi ci si continuano a utilizzare delle strutture. Questo è un pezzo della linea Maginot, tanto vituperata perché i tedeschi l'hanno girata. Però la linea Maginot cade non tanto perché non sia efficiente, non sia fatta bene, non sia pianificata bene, solamente perché i tedeschi la girano. Tra l'altro passando attraverso territori che erano stati neutrali, quindi violando la neutralità di alcuni stati, quindi è molto facile criticare la linea Maginot. Stiamo restando che la guerra inizia nel 39 e a giugno del 40 si supera la Maginot. Nello stesso periodo ricordo che le truppe italiane, per esempio al fronte francese, troveranno tantissime difficoltà proprio dai forti, anzi verranno fermate quasi dai forti. Questa è sempre l'immagine della Maginot. I tedeschi superano la Maginot, però i tedeschi si avvalgono della pianificazione della fortificazione. Per poter difendere il continente europeo pensano a predisporre una serie di fortificazioni. Quindi l'hanno aggirati, logica dice, se l'hanno aggirato dovrebbero pensare che non erano più necessari. In realtà non è così. Costituiscono una serie di fortificazioni di protezione del vallo che vengono superati come? Con la più grossa operazione navale dopo quella in Sicilia. Tra l'altro ingannando le forze tedesche che non hanno più a disposizione le forze di manovra per poter supportare come un unico sistema la fortificazione. Questi sono elementi della fortificazione francese. Questo invece è il vallo Littorio che era stato già pianificato negli anni 30 proprio nel caso di conflitto con la Germania in caso di occupazione dell'Austria. Queste sono fortificazioni nei pressi di Salerno, comunque elementi della fortificazione italiana. Qua andiamo in un periodo più recente, quindi
viene le truppe anglo-americane sbarcano sul continente europeo, riescono a forzare, vorrei ricordare a quale costo, che sacrificio. Io penso anche in termini attuali, perché i sacrifici sopportati dalle truppe alleate allora non sono sacrifici che potrebbero essere più tollerati in nessuno Stato occidentale. Questo invece parte del sistema difensivo ancora negli anni 50 e negli anni 60, è stato utilizzato quasi fino agli anni 90, fa parte di tutto il sistema della fortificazione permanente, con cui l'esercito in alcuni posti pensava di bloccare una possibile invasione da Oriente, per cui c'erano dei posti in cui si dovevano bloccare, si dovevano fermare i russi o gli ungheresi, chiunque fosse stato una possibile minaccia, per poter articolare il sistema difensivo di manovra più che altro sul tagliamento. Ma se andiamo sul tagliamento, ancora oggi ci sono alcuni elementi, alcuni si possono ancora vedere, sono tra l'altro stati passati al demanio, qualcuno in gestione ai privati. Quindi dire che i forti, questo è un caso della Seconda Guerra Mondiale, messo interrato proprio per essere utilizzato come fortino per postazione di mitragliatrici. Quindi il concetto che i forti non sono più, non sono utili, dopo l'invenzione delle polveri viene a decadere un po'. In realtà cambiano i mezzi, cambiano il modo di concepire la fortificazione. Ma quello che mi pongo io come problema, è ancora attuale il forte, la fortificazione? E questa è un'immagine abbastanza recente. Questo è uno dei bombardamenti su Tripoli. Cosa si cercava su Tripoli? Di bombardare il bunker di Gheddafi. Quindi il bunker ha un altro significato. Può essere remunerativo colpire un bunker. Ebbene, Gheddafi si costruisce una struttura in cui poter operare e difendersi e poter resistere a eventuali attacchi. Ma se uno pensa anche al recente conflitto in Libano, pensa che Hezbollah costruisce una serie di fortificazioni che rallentano l'offensiva israeliana. Gli israeliani non conducono una campagna vittoriosa come uso, proprio perché Hezbollah attua una serie di misure che in realtà non sono altro che forti. Vorrei ricordare che i nostri soldati oggi in Afghanistan fanno la guardia a dei forti che sono inseriti in un territorio dove cercano di salvaguardare le popolazioni che sono in quei posti. Sono dei posti avanzati da dove partono per cercare di portare soccorso alle popolazioni locali. L'ultimo caduto, vi ricordo che l'abbiamo avuto proprio in uno dei forti che è stato colpito da... Quindi viene meno la concezione del forte. E l'ultima cosa che vi voglio far vedere è un filmato di Fallujah per ricordare un episodio, proprio per parlare dei forti. Perché molto spesso pensiamo ai forti come qualcosa fra stati, pensando sempre alle guerre fra gli stati. Oggi che si parla di conflitti asimmetrici in cui gli stati si trovano a combattere degli insorti, e per esempio in Afghanistan si tratta di insorti, questa è Fallujah, questa è una città che è stata fortificata attraverso sistemi, sia attraverso infrastrutture ma altri sistemi attivi da parte degli insorti, che speravano di dare uno scacco agli americani. Gli americani, per conquistare Fallujah, questo è un fortino, avete visto tutta una serie di esplosioni, appena colpiti il fortino esplodono tutte le case tutto intorno, perché avevano creato delle strutture che una volta colpite annientavano qualsiasi la presenza di soldati avversari nei paraggi. Quindi con questo che mi accingo a chiudere, l'uso del forte per degli insorti, cioè per combattenti che non hanno tecnologia e che possono rischiare facilmente la vita, può portare delle fortissime perdite. Quindi può anche essere, poi oggi il forte, o almeno una certa interpretazione del forte, può anche avere un senso da parte di coloro che non hanno questa tecnologia, perché in fondo costringendo a combattere in città o costringendo alla conquista di questi forti non fanno altro che causare un elevato tasso di perdita all'avversario. E oggi, voi immaginate, tantissime perdite su un giornale di stampa che può causare la caduta di un governo e quindi sicuramente non più sopportabile. Quindi con questo chiudo. L'uso dei forti va adeguato, va visto in un senso un po' più largo, considerando non solamente l'infrastruttura ma anche i sistemi d'arma disponibili, le armi disponibili che possono
integrare, perfezionare e rendere più legale la struttura. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato nei tempi. Bravissimo, direi esemplare il colonnello Zarcone, che ringraziamo moltissimo per questa carrellata nel tempo e nello spazio che introduce il tema specifico dei forti di Roma, dei quali ora ci parlerà il professor Storelli della Facoltà di Ingegneria della Sapienza, che ci illustrerà in particolare il tema della vicenda storica dei forti di Roma dalle dismissioni all'abbandono. Intanto che risolviamo i problemi tecnici, e devo ringraziare la delegazione romana del FAI per questo invito, che mi fa coincidere, come dire, una conclusione di una vita accademica con l'inizio della mia vita accademica, perché dei forti io mi sono occupato nel 1979 con una piccola pubblicazione. Con un piccolo volumetto in relazione a una ricerca che abbiamo condotto col CNR che riguardava i forti di Roma e soprattutto il rapporto al tessuto urbano. Ora spero che si avvii il tutto. E l'impronta che ho dato a questo, diciamo, questo intervento è quella di, appunto, parlare dei forti nel sistema urbano di Roma, evidenziando la struttura generale e caso per caso cosa è successo in questo lasso di tempo, lanciando, come dire, una palla a chi mi seguirà, perché a cascata, dal generale al particolare, si dovrebbe poter rileggere, scusatemi, speriamo che si veda. Ecco, allora il filmato va da solo, quindi io parlerò un po' a braccio seguendo questo tracciato, ma soprattutto aggiungendo qualche riflessione a quello che appare scritto nella diapositiva. Quindi parliamo di un patrimonio sepolto fra oblio e riscoperta, e parliamo di una situazione che all'atto della sua diciamo, definitiva costruzione era già stata superata, perché i cannoni a lunga gittata avevano completamente esautorato i forti della cintura dei campi trincerati, non solo di Roma, ma anche di altre città europee, ricordo quello di Mestre, ad esempio, oltre a quello di Parigi, ha reso completamente inutili questi presidi come baluardi di difesa. Però nel sistema che leggiamo in Roma vediamo che dall'anello delle mura aureliane all'anello del grande raccordo anulare, che è sulla nuova cinta di Roma, i forti si trovano questa volta inseriti totalmente in un contesto estremamente denso di abitato, e quindi cambia completamente il ruolo di questi elementi, di questi complessi, in un sistema che caso per caso ha trovato collocazione del forte in relazione a situazioni totalmente differenti, o nell'ambito del Forte Antenne, ad esempio nel grande parco Vilada, dove il forte può diventare abbandonato, quindi un forte totalmente, come dire, ormai quasi invisibile, occupato per anni da persone non meglio identificate, si presenta con caratteristiche particolari per la collocazione paesaggistica in rapporto al grande parco Vilada. Potrebbe costituire un bipolo tra il forte in quanto panorama sulla valle dell'Aniene e del Tevere e il grande polo invece della villa Savoia in quanto tale. Però il forte da qualche immagine fa vedere che è in situazione di assoluto degrado. Man mano che ci spostiamo, sto seguendo l'arco orario per dire da Forte Antenne via via, i forti si trovano collocati in contesti che sono estremamente diversificati.
Ad esempio abbiamo, oltre ai forti, le batterie sono dei presidi più piccoli, più minuti, che sono praticamente scomparsi come entità fisica. Ad esempio questa è la batteria nomentana, la forma della batteria è totalmente ormai resa irriconoscibile dall'edificazione successiva per necessità della difesa. Ma la stessa cosa capita al forte Pietralata, che sarebbe in dismissione, il quale è inserito in un contesto di grande interesse ora per la presenza di un'evoluzione possibile nell'ambito del sistema direzionale orientale di nuove grandi iniziative a livello urbano. Però il forte in quanto tale è scomparso, perché sul forte, quindi sugli elementi murari del forte, è stata costruita una gigantesca caserma, stiamo parlando degli anni tra il 30 e il 40, che riprende nei propri caratteri la struttura modulare delle sostruzioni del forte, che sono date dai grandi ricoveri che sono appunto ormai scomparsi praticamente. Proseguendo ancora, abbiamo Forte Tiburtina. Forte Tiburtina fa parte di quel complesso legato alla caserma Ruffo, che è uno di quei beni immobili della difesa in dismissione. Dopo parleremo sempre del problema delle dismissioni, quali altre prospettive apre. Ma il forte in quanto tale, che è tra due grandi quartieri, lo storico Tiburtino III di Quaroni e il nuovo grande insediamento di Colli Aniene, e divide di fatto questi due grandi quartieri, in quanto forte è praticamente abbandonato, è una selva di vegetazione spontanea, probabilmente i ricoveri sono usati come depositi se sono usati, mentre la caserma ha tutta una sua struttura esterna al forte stesso. Più avanti andiamo, c'è Forte Prenestina, ormai inglobato totalmente nel quartiere Prenestino, è l'unico forte che ha una sua attività derivante dal fatto che è occupato da un centro sociale, che al di là delle valutazioni che possiamo dare del ruolo dei centri sociali, in realtà sviluppa una serie di manifestazioni che coinvolgono la popolazione locale e quindi svolgono anche un servizio non indifferente alla cultura. Proseguendo, abbiamo le batterie, la batteria Porta Furba, praticamente invisibile, stiamo quasi nel Parco dell'Appia, a ridosso un po' dell'aeroporto di Ciampino, quindi a servizio dell'aeronautica ancora, però la batteria è completamente irriconoscibile, la forma poligonale è sostituita semplicemente da nuovi edifici che si sono addossati a questo sistema. Più avanti andiamo, abbiamo il Forte Casellina, lo stesso, il Forte Casellina è un imponente forte che alle propaggini meridionali dell'aeroporto di Centocelle, a ridosso dell'enorme insediamento urbano del Tuscolano, densissimo, e lo lambisce, è ancora in uso ovviamente la difesa, non è tra quelli in dismissione, però la polarità che possono avere questi complessi nell'ambito del nuovo tessuto urbano o del tessuto urbano che si è accresciuto nel tempo è enorme, valutando le prospettive che si potrebbero aprire per questi luoghi. Ancora abbiamo un'altra batteria, la batteria Acquasanta, nel pieno Parco dell'Appia. Batteria forse è una di quelle più rimaste integre, perché mi pare di ricordare che uno dei comandanti della batteria ha avuto cura di restaurarla in maniera molto, molto, molto attenta. E però vediamo che la struttura del forte è totalmente, come dire, irriconoscibile e fortemente deteriorata da una vegetazione spontanea che l'ha completamente stravolta ed è l'elemento causa prima del degrado che è insito in ognuno di questi sistemi quando ancora non sono in uso. Ancora il forte Appia Antica, nella disponibilità della difesa, un forte bellissimo dal punto di vista ambientale, però, ripeto, non toccabile. Invece, poco vicino, c'è il forte Ardeatina, che lambisce i grandi insediamenti della zona di Via di Vigna Murata e di Via di Grotta Perfetta, costituendo uno dei centri che potrebbe diventare un polo del grande parco di Tormarancia.